Ciao ragazze, benvenute al solito appuntamento mensile dei promossi e bozzati, sempre in collaborazione con la mia amica Federica, da Eri Bruno qui su YouTube. Vi lascio giù, o come sempre, nell'info box il link al canale di Fede, dove potete trovare il video in collaborazione con me. Allora, inizio con due prodotti bozzati e sono il tonico che praticamente ho fatto io perché mesi fa mi hanno spedito la box da Romazon. E l'unica cosa, diciamo, che sono riuscita a fare, perché non me ne intendo di queste cose bio, le altre cose che ho conservato nella box praticamente le do a una mia amica che ha detto cercherò io di farti qualcosa con gli ingredienti che sono rimasti. E praticamente ho fatto questo tonico al cetriolo, che praticamente, come si dice da me, feta mille pest, cioè non si può subire, cioè io solo che sento, non lo apro perché mi viene da vomitare. Ho seguito tutte le indicazioni in francese perché mia mamma comunque ha studiato il francese, mi ha aiutato lei e abbiamo fatto sto caspita di tonico, però ha un puzzo assurdo, cioè non si può mettere proprio sul viso, puzza i cani morti, cioè feta mille peste, non si può subire. Io lo boccio non perché diciamo il prodotto è cattivo, cioè non è buono, però davvero non riesco a metterlo perché puzza troppo. Cioè, la ricetta, secondo me, almeno doveva prevedere, che ne so, un minimo di odore, ma sta cosa puzza i cani morti, cioè una cosa abominevole. Ed è il tonico fatto con la box di Romazon al cetriolo, davvero, raga, immettibile. Non so chi ha avuto questa, la box mia era quella lì, diciamo, per i prodotti viso, queste cose qua. Comunque sto tonico feta mille pesti, cioè infatti credo che lo butterò, mi terrò solo la confezione per qualche altro prodotto perché sono sempre comode. Ha una scadenza di 3 mesi una volta fatto, però davvero non lo riesco proprio ad utilizzare perché puzza troppo. Cioè lascia pure la pelle morbida perché io l'ho provato sulla mano, ho provato anche sul viso, ma raga puzza puzza, cioè quando voi ve lo andate a mettere, cioè a me mi veniva da vomitare, non è normale, cioè quindi lo boccio davvero, non riesco. E poi boccio anche questo latte detergente della Ringana, se non erro, che mi ha mandato dei sample, insomma, da provare per la pelle normale tendente al secco. E questo latte detergente qui, praticamente, io il latte detergente lo utilizzo anche per struccarmi. Innanzitutto ha un odore strano, tipo di rosa moschetta, che a me l'odore di rosa moschetta mi fa schifo. Cioè, non mi piace, ma non è neanche buono, cioè, per struccare il trucco che faccio io. Comunque, abbastanza marcato, cioè, non è buono, non mi piace. Lo utilizzerò in un altro modo, però davvero non mi piace perché non strucca niente. Poi puzza, cioè, puzza di rosa moschetta, cioè, non mi piace per nulla. Cioè, io secondo me non sono adatta ad utilizzare prodotti bio, cioè, hanno giustamente tutti odori naturali, per carità, però cioè, non si può proprio subire. Infatti non mi piace. O lo regalo a mia mamma, che mia mamma li usa, il latte detergente, poi non si trucca tantissimo, quindi strucca, diciamo, il trucco suo. E così, insomma, lo utilizzo, perché l'ho provato 2 o 3 volte, ma davvero non mi piace nella maniera più assoluta. Ed è di questa marca qui, Ringana. Sì. Ed è una marca austriaca biologica, tipo. Vi lascio giù nell'info box, comunque per correttezza, il link al sito di questa azienda. Poi un Ni è questo Haim qui di Pupa ed è il 101, se non, il 201 se non erro, e fa parte diciamo dei nude marroncini. Praticamente come potete vedere è un bellissimo nude aranciato, ve lo swatcho, cioè ho altri due rossetti della linea Haim di Pupa, ma questo qui non mi piace, semplicemente perché arrivata una certa vi va tutto nelle pieghettine delle labbra, con tutto il primer, con tutta la matita contorno labbra perfetta di Wycon, che io utilizzo anche su tutte le labbra come primer. Vi va tutto nelle pieghettine e poi vi fa quella linea antiestetica del prodotto praticamente che si va a depositare solo sul bordo qui delle labbra, nell'interno delle labbra, cioè è bruttissimo come effetto. E solo questo rossetto qua di questo colore
mi fa questo effetto brutto qui. C'ho anche il 405 e il 200, se non erro, no, e il 400 degli Haim di Pupa, ma solo lui mi ha, il colore è stupendo, solo lui però mi ha fatto questo problema qua. Ho provato anche ad utilizzare una matita sotto labbra, ad esempio. Questa qui è promossa perché la Stradoro. Ho utilizzato anche questa qui di Vicon, che è una matita labbra, la 01 rosa, ed è praticamente molto molto simile al colore del rossetto. Ovviamente questa qui è un po' più rosata e il rossetto è un po' più arancato, però una volta, diciamo, messi insieme non si nota questa differenza. Quindi l'ho utilizzata su tutte le labbra e poi ho applicato il rossetto di Pupa, ma comunque l'effetto non mi è piaciuto perché mi ha fatto sta cosa. L'ho usata anche senza questa matita qui, quindi soltanto con il primer, eppure me l'ha fatto, quindi è un nì. Non lo boccio del tutto perché comunque il rossetto idratante ha una buona durata, però è arrivata una certa, non è come gli altri che ho, che comunque resistono bene, hanno un'ottima tenuta, un'ottima resa. Questo qui mi ha creato un po' di problemi ed è il 201, non mi vorrei sbagliare, sì, degli Haim di Pupa. Questa qui ormai ve l'ho mostrata, è la matita labbra di Wycon che promuovo e le adoro. Ho anche un'altra matita di queste qui, labbra di Wycon, di un altro colore che in questo momento non mi ricordo. Le adoro perché le potete utilizzare sia come diciamo matite per abbinare i vari rossetti, ma anche come rossetti veri e propri perché hanno un'ottima tenuta, si stendono bene, sono confortevoli, morbide, hanno un tratto bello scorrevole, mi piacciono tantissimo e spesso le trovate anche in offerta a 1,90 euro, quindi davvero un ottimo ottimo prezzo. Poi, sempre per quanto riguarda le labbra, promuovo questa combo qui ed è il rossetto di Kate, della linea Kate Moss Matte, il 107, che quando lo indosso tante di voi mi chiedono che rossetto è ed è questo qui. È un bellissimo bordeaux prugna scuro. Vi faccio lo swatch. È questo qui, completamente matto come potete vedere, e io lo abbino con questa matita di Debbie, la 2. Praticamente è quasi se non uguale, cioè non, è quasi lo stesso colore. La differenza davvero è di mezzo tono. Forse questa qui va leggermente di più sul prugna e questo qui sul rosso. Però la differenza si nota davvero poco e la combo di questi due prodotti qua è una bomba, vi dura tantissimo. Pensate, io questo rossetto l'ho usato al matrimonio, non l'ho ritoccato e quando sono tornata a casa con tutta la cena, eccetera, eccetera, lo tenevo ancora su con questa combo qui. Sono rimasta senza parole e quindi non potevo non promuoverla perché davvero l'ho testata a lungo, cioè tutta una giornata, si può dire dal pomeriggio presto alle 2:30 che sono uscita fino all'1 di notte, il rossetto sono tornata a casa e c'era, cioè comunque avevo le labbra pigmentate, sono rimasta davvero super super soddisfatta. E poi, allora vi faccio vedere, sempre inerente insomma al make-up, questo primer di Essence della linea Colorarts, che adesso trovate a 1,19 euro, almeno nelle OVS che ho visto da me, li tengono ancora, e praticamente è una base trasparente per è un primer trasparente per gli occhi. Vi faccio vedere, comunque è gelatinoso perché l'ho utilizzato parecchio e quindi non esce. Comunque è una base, diciamo, trasparente che voi andate ad applicare sugli occhi, non è quindi un primer correttivo, però enfatizza moltissimo gli ombretti che voi andate a lavorarci su, il colore lo rende più vibrante, più intenso, li fa durare anche più a lungo, mi è piaciuta tanto e devo dire la verità, non gli davo una lira sta base, e ve la straconsiglio se la trovate negli OVS ancora a 1,19 euro, perché questa qui è andata fuori produzione. Poi vi promuovo questo eyeliner qui della P2 che io utilizzo per fare quel giochetto che vi ho fatto vedere sotto le ciglia. E mi piace davvero tanto perché non mi sbava, dura a lungo, è bello nero intenso, vedete? Oh, vabbè, ho fatta una merda la linea, però vi assicuro è bello nero intenso, mi piace. E questo tipo di
di pennino qui, vedete, mi permette di fare anche una linea bella dritta, sia ad utilizzarlo insomma come liner vero e proprio, ma anche per fare il giochettino delle CIA che vi ho fatto vedere nell'ultimo tutorial. Quindi promossissimo, ed è ho il P2 2 Curve Liner Waterproof. Quindi è davvero un prodotto waterproof come sta scritto qui sul packaging ed è veramente un nero intenso, 100% black. E praticamente fa il giochettino, come vedete sul packaging è raffigurato il fatto di questa mina che ha particolare. Poi, sempre per quanto riguarda il trucco, promuovo tantissimo questo pennellino della Peggy Sage ed è quello lì con i brillantini praticamente sul packaging che utilizzo per fare le sopracciglia. Mi piace perché mi permette di disegnare bene le sopracciglia, fa un bel tratto bello definito, è abbastanza piccolino, quindi mi permette più precisione rispetto a quello che avevo prima. Mi sta piacendo tanto, l'ho pagato poco, tipo 3,90 euro, e comunque la Peggy Sage è un'ottima marca, quindi ve lo straconsiglio. È fatto in setole sintetiche, mi sta piacendo tanto, non mi perde peli. È davvero un buon pennello che se avete una Peggy Sage nelle vostre città vi straconsiglio di acquistare. C'è anche la linea viso, diciamo, però io ho preso questo qui perché volevo provare un altro pennello per disegnare le sopracciglia e devo dire mi ci sto trovando bene. Poi, come ultimi due prodotti promossi, promuovo allora della Ringana, praticamente questo siero, Hydro Serum Nutriente Viso. Quanto è carino il packaging, cioè vedete quanto è carino questo campioncino ed è praticamente un siero idratante ultra ultra concentrato, sempre naturale, della Ringana che utilizzo anche per idratare il viso prima del trucco, prima di truccarmi e devo dire mi piace molto. L'odore è sempre strano, tipo di erbe. Tipo di non so cosa, comunque ha quegli odori delle cose naturali, diciamo, non ha quelli i profumi, capito, belli. Ha un odore indefinito, cioè non è di rosa fortunatamente, ma è di quelle robe naturali. Però devo dire, mi sta piacendo moltissimo questo siero qui, perché davvero idrata la pelle e noto che quando stendo comunque il fondotinta la mia pelle è molto più nutrita, si sente bene, bello, mi permette di stendere il fondo in maniera uniforme, non lo so, mi rende la pelle più soffice, più vellutata, mi piace e quindi lo voglio promuovere questo altro prodottino qui della Ringana che si chiama Hydro Serum praticamente. Comunque giù trovate il sito della Ringana dove potete vedere insomma questi prodottini qua che vi ho mostrato. E poi come ultimo prodotto promuovo questo struccante bifasico della Nivea ed è lo struccante occhi doppia azione, ideale per occhi sensibili, elimina efficacemente anche il mascara waterproof, protegge le ciglia dall'intemperimento e strati di fiordaliso. Allora, devo dire che il fatto delle ciglia è vero, perché io ho notato che da quando sto utilizzando questo struccante qui mi ha rinforzato molto le ciglia e c'è da dire che è raro che io non metto adesso le ciglia finte, è un mese che praticamente non stop, sto mettendo un attimo che mi pulisco le mani, sto mettendo le ciglia finte e noto comunque che questo mascara qui me le protegge, le trovo non lo so più folte sia sopra che sotto, non lo so se è una mia impressione, sai, che l'ho notata perché ho preso un prodotto di questo tipo che ha questa proprietà per le ciglia. Però io le noto, non lo so, mi sta dando una buona impressione e penso che sia dovuta all'uso di questo struccante qui. Il fatto che io comunque ho queste ciglia comunque voluminose, comunque belle folte, lunghe, anche se non ho mascara, cioè una volta struccato non ho nulla. Io vi consiglio di provarlo, ha un costo non bassissimo, cioè per uno struccante bifasico. Mi pare che costi intorno ai 4 euro, cioè tutto il blocco ho risparmiato 90 centesimi rispetto a quello L'Oreal. Però non lo so, volevo provarne un altro, questo qui comunque mi ci sto trovando bene. L'ho preso da Acquestapone, per il fatto di queste ciglia qua, per il fatto che fa insomma questo effetto alle ciglia, vi consiglio di provarlo e fatemi sapere se anche voi
Avete notato questa cosa? Sono io che mi sono fatta lasciare abbindolare dal fatto qua che dice che protegge le scie dall'indebolimento. Insomma, fatemi sapere qualcosa su questo prodotto qui. E niente, ragazze, questo è quanto. Questi sono stati i miei promossi e bocciati di questo mese. Niente di particolare, però ho voluto inserire dei prodotti nuovi che ho utilizzato, che mi sono piaciuti particolarmente. Non è molto, però neanche poco. Ho voluto mettere prodotti che non sto sempre lì a parlarne perché voi ormai lo sapete che mi piacciono. Sia lo vedete nei topi o negli usati, insomma, avete modo di vederli. Nei preferiti poi del mese. Va bene, detto questo, io vi mando un bacione fortissimo. Mando un bacione fortissimo alla mia amica Fede. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!